innanzitutto in questi momenti l'auspicio più grande è che Ciro Esposito si possa riprendere, al di là delle dinamiche dell'incidente che saranno poi ricostruite dalla magistratura che dovrà far luce su questo episodio gravissimo, criminale e barbaro, perché una rissa, un colpo di pistola, un tentato omicidio al di fuori dello stadio è una cosa inaccettabile. Io ho vissuto una situazione surreale, perché da una parte ero andato come tantissimi, come la stragrande maggioranza dei tifosi, a vedere una partita di calcio. Volevo tifare Napoli, volevamo portare il trofeo a Napoli, perché Napoli se lo merita la società, il presidente, l'allenatore, i ragazzi. E avevamo difficoltà a gioire, Napoli ha giocato senza tifo. Non avevamo notizie precise, eppure io mi trovavo più o meno nei pressi del Presidente del Consiglio e del Presidente del Senato, nessuno aveva notizie precise, anzi poco prima che iniziasse la partita ci è stato sostanzialmente detto che l'episodio che aveva portato al grave ferimento di un napoletano non aveva nulla a che vedere con le tifoserie, effettivamente pare che non ha nulla a che vedere tra le tifoserie di Napoli e Fiorentina, ma comunque ha a che vedere. Purtroppo con il calcio, con gli ultras, con una parte di odio che si è scatenato evidentemente da pezzi di tifoserie. Queste immagini, devo dire, sono veramente inaccettabili. Del resto sono stato anche testimone oculare, perché io prima di arrivare allo stadio ho visto che per un non nulla ti potevi trovare negli incidenti, cioè ho visto come si mischiavano tifosi napoletani e fiorentini, Un'organizzazione spregiata. come ci stavano insomma anche petardi, bombe carte, lacrimogene, insomma il paese ormai si è interrogato da tempo, adesso deve decidere che voler fare, perché ho visto tanti bambini e tanti ragazzi col volto sconvolto, perché la partita non iniziava, insomma veramente è stata una città che è stata violentata, perché poi Napoli, che oggi vuol passare quasi come anche colpevole di quello che è accaduto, vorrei ricordare che Napoli ha vinto la Coppa e quindi comunque ha vinto un trofeo sportivo. Ha vinto in condizioni difficilissime, perché chiunque è tifoso, ma anche non lo è, se ha visto la partita non si è potuto non rendere conto che i giocatori del Napoli erano particolarmente condizionati. A un certo punto non hanno quasi più giocato, perché non c'era tifo, un'atmosfera surreale. Napoli ha un ferito grave, indipendentemente da quelle che saranno poi le dinamiche della vicenda, che ovviamente non competono a me accertarle, ma è un ferito che sta lottando tra la vita e la morte. Napoli è stata anche violentata durante il silenzio dei suoi tifosi da cori non certo, come dire, positivi nei confronti della nostra città, per usare un eufemismo. I tifosi napoletani quindi sono stati fortemente condizionati, perché non sapevano se gioire o non gioire, perché le notizie erano confuse, confusissime. Cioè, se non sapevano i massimi vertici delle istituzioni che cosa stava accadendo a Roma, immaginatevi che cosa potevano sapere i tifosi. Poi sappiamo perfettamente che tra i tifosi napoletani anche c'è chi ha dei comportamenti assolutamente sbagliati. Tirare le bombe carte ad Hamsik mentre sta andando sotto la curva, o lanciare quelle bombe durante allo stadio, non è un'immagine che vorremmo continuare a vedere negli stadi, così come anche quell'immagine che ha fatto il giro è dell'interlocuzione con una Genia persona, Carogna, Genia Genia Carogna. Carogna, lo stai dicendo tu, diciamo, Sì, che l'ho conosciuto. interloquiva con i dirigenti del Napoli e con un giocatore, non è un'immagine anche questa che ci piace, la stessa immagine che vediamo purtroppo in tantissimi stadi d'Italia. Allora dobbiamo decidere che cosa vogliamo fare degli stadi, il luogo in cui vanno i giovani, vanno le famiglie, vanno i bambini, vanno i tifosi, vanno quelli che hanno il cuore pieno di gioia per gioire nello sport, vogliamo lo sport aggregazione, punto di riferimento, incontro, come cerchiamo di praticare ogni giorno nella nostra città, o sono altri che decidono che cosa si debba fare del calcio, che cosa si debba fare dello sport? Il paese deve decidere, perché là stiamo in mondovisione. Il mondovisione e l'immagine che è passata è pessima, cioè è tutt'altro che una competizione sportiva. Poi ripeto, chi c'era là ha vissuto un'atmosfera che era veramente surreale e a tratti addirittura inquietante. Convenite sul fatto che io ho un ruolo delicato. Sono il Carità, non ti sindaco di condanno. Napoli e in questo momento da sindaco di Napoli sono vicino a Ciro Esposito. Al di là, ripeto, di quella che è la vicenda giudiziaria, chi ha aggredito, chi si è difeso, chi ha lanciato, chi ha sparato, questa vicenda lasciamola alla magistratura,
e alle forze dell'ordine. Però non ci sto a far passare la città di Napoli come città colpevole di quello che sta accadendo, perché la storia non è questa. Poi sappiamo perfettamente che non ci sono i tifosi buoni tutti da una parte e cattivi tutti dall'altra. I tifosi brutti purtroppo stanno in tutte le tifoserie, comprese a Napoli. Io so che Napoli è una città piena di tifo, sono testimone diretto del fatto che poco prima di partire per Roma incontravo cittadini napoletani: sindaco portaci la coppa, sindaco portateci la coppa. C'era un entusiasmo in città e c'è un entusiasmo enorme da questo punto di vista. Poi sono da sindaco di Napoli ovviamente fortemente interessato, al di là delle dichiarazioni affrettate di queste ore che era tutto a posto a Roma sotto il profilo dell'ordine pubblico, io sono interessato da sindaco di Napoli che conta sicuramente atteggiamenti squalificanti di alcuni tifosi, ma conta anche feriti e conta tifosi turbati da quello che hanno visto, compreso me che mi sono trovato a attraversare quelle folle, vorremmo sapere, mi auguro che le istituzioni ai massimi livelli lo faranno, se è filato veramente tutto liscio o se forse qualcosina non ha funzionato. Il Comune di Napoli non fa mai mancare nulla, segue tutte le situazioni, anche in questa vicenda stiamo seguendo con grande attenzione. Adesso la priorità non è l'arresto di Ciro Esposito, che non si può muovere dal letto e che è intubato, francamente, che mi sembra quasi surreale. L'arresto in questo momento è un tema che non è la priorità. Adesso c'è un ragazzo che lotta tra la vita e la morte, cerchiamo di capire quali sono state le dinamiche e cerchiamo di speriamo, in questo momento più che l'avvocato serve il medico. Più che l'avvocato, in questo senso serve il medico, e lui è affidato a medici che lo stanno cercando di salvare, e per chi è credente ovviamente è affidato alle preghiere. Poi dopo si discuterà dell'aspetto giuridico, giudiziario e legale. Sentite, ma Napoli è una città, ma come Firenze, come Roma, come Genova, complesse. Cioè, del resto lo sport del calcio ci ha purtroppo insegnato nel recente passato e anche nel meno recente passato di storie di questo tipo. Non è che la città di Napoli e l'immagine della città di Napoli può essere commisurata al capo ultras del momento napoletano, romanista, torinese o juventino. Io se la posso dire tutta, è l'immagine dell'Italia che è uscita di turpata, perché quella partita era in Mondovisione, là c'erano Napoli, Firenze, Roma, Italia. Cioè questa era l'immagine, cominciava l'inno d'Italia che è uscita fuori. Quindi noi ci dobbiamo interrogare come paese che queste immagini danneggiano fortemente il paese. Noi come Napoli sappiamo perfettamente che dobbiamo fare i conti con anche storie di quel tipo, e certo forse si interrogasse un po' di più chi le deve risolvere queste situazioni e chi ha responsabilità per doverle risolvere.